Benvenuti in un nuovo video, questa è l'ultima reazione della caserma e siamo un po' tristi perché è finito tutto. Reazione alla sesta puntata. Oggi avremo come ospiti un signore, nonché mio zio, che lavora nell'esercito, nell'ambito militare. Ma banda alle ciance, iniziamo! Iniziamo! Eccoci qua, da una parte abbiamo mio padre e da una parte mio zio, ok? Che lavora, dove lavori? Lavoro per il Ministero della Difesa. Nell'ambito dell'esercito? Sempre dell'esercito, sempre. Però non puoi dire altro. Non posso dire. Giuro che io anche sono suo nipote. E possiamo dirlo, nipote preferito? Sì. Non lo so, capito? Anche se non abbiamo mai capito effettivamente. No, devo fare la gara per vedere. Scrivete nei commenti cosa fa, perché non lo sappiamo neanche noi. No. Come ho già detto, non voglio fare proprio la reazione all'ultima puntata, cioè anche, però voglio magari parlare con lui, perché lui comunque è... Ne ha conosciuto di miliardi di miliardi. Ne ha conosciuti miliardi, quindi può spiegare. Mi stava spiegando, prima che iniziasse il video, di questo aneddoto del militare. Sì, io ho fatto praticamente 3 giorni, mi hanno fatto rivedibile. Sono andato all'ospedale militare, sono stato 30 giorni all'ospedale militare, guardavamo la vostra reality, okay. E facevamo i confronti con quello che ho vissuto io dentro all'ospedale militare, e c'erano dei racconti che con la caserma non c'entrava proprio niente. Ok. Nel senso che avete fatto questa cosa in un modo molto soft, molto bella, invece si trovavano delle situazioni che erano veramente imbarazzanti. Più pesanti, mentalmente più pesanti. In realtà, cioè, questa sì, è molto più pesante. È stata, sì, perché poi voglio dire, mancava il CAR, voi l'avete fatto in... Cos'è il CAR? Il centro reclutamento reclute. Cioè, nel senso che è un addestramento che veniva fatto in 40 giorni, mi sembra. No, poi, sì, 2 mesi. Sì. Poi veniva fatto il giuramento alla fine. E poi la destinazione. E dopo la destinazione. E a quel punto non potevate fare il casino che avete fatto in reality, perché per voi era finita. Cioè avrebbero sbattuto fuori. No, lo continuavate a fare. Ah, continuavate, cioè, a fare. Durava, al posto di durare un anno, poteva durare 13 mesi, 14 mesi. L'avete fatto con le donne anche. Ecco, poi... No, io quando c'è stato la faccenda dell'ospedale militare, c'era un ragazzo, per dirvi, faceva la guardia ogni 2 ore, non faceva come voi il piantone, ogni 2 ore faceva 2 ore di sonno, 2 ore di piantone, 2 ore di sonno, 2 ore di piantone e così via. E fu quell'inverno lì, era molto, ma molto gelato, un inverno, okay, freddissimo. Lui era talmente cotto dal freddo che andò sul letto e cercò di sintonizzare la radio. La radio cadde, una radiolina, ha detto, gli ha sbattuto contro la clavicola e l'ha spaccata. Nel senso che dal freddo l'osso c'era praticamente... Cioè, era così congelato. Era talmente congelato. La presa fa il culo alla presa, mi raccomando. Battutone! Grande Omar! Uno come Omar in caserma. No, viveva un quarto d'ora. Non ce la faceva. No. Ecco, c'è un altro discorso, che quando facevi il piantone e avevi il nonno, dicevi tu lo fai stasera al posto mio. Me lo diceva anche Deborah, mi diceva che quelli nuovi arrivati magari si trovano a fare tipo tutto il giorno il piantone. Sì, tutta la notte. Non si facevano i segni di guerra, vero? No, quando non c'è qualcosa. Ti castellavano! No. E ti fa capire che se vuoi oltrepassare i tuoi limiti, devi andare anche oltre la fatica. Tu in piedi? Qua stavamo, noi qua ci sentivamo proprio il vomito, perché abbiamo fatto tipo una cosa come 52, mi hanno detto, 52 flessioni in un minuto, noi non ce la facevi più. Tanto. Sì. Usa le gambe. Anche qua, anche lì quando dice usa le gambe, devi usarle veramente, sennò ti stracci la schiena. Finita la sua preparazione, si susseguono altre sfide tra altre persone e noi siamo andati a prendere la più interessante, Fratino versus Mauri. Che Mauri, che magari dicono mingherina così, però fa lap dance, cioè bisogna vedere bene. Aveva un bel fisico. Avendo la squadra rossa una ragazza in più, c'è una sfida mista, Mauri contro Fratino. Guarda, lui già tende con le mani dietro, come quelli che vanno a vedere i cantieri, già lì che sta contando. Aveva già vinto. Aveva già capito che perdeva, secondo me. Via. Non molli. Lei fa quell'esercizio lì, è molto,
molto quasi peggio. Più faticoso. È più faticoso, io l'ho provato un sacco di volte durante il lockdown, è molto più faticoso. Cioè, delle due, io alla ragazza gli facevo fare le flessioni in ginocchio. Col ginocchio, cioè tenere le ginocchia giù e fare lo si chiama wish up. Dai, scenda un po' di più, Mauri. Dai, però mettimi il petto a terra, eh? È sempre a terra. Sembra Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo. 2, 1, via. Sui piedi. Perché muove la barra apposta. Cioè, è veramente stronzo. Cioè, nel senso che non ce la faceva, muoveva la barra e lei ha dei problemi. Però vai che non ha fatto, ma ho fatto meglio io, vero? Ma dai, che cosa dici? Mi hai fatto ridere, fa. Dai. Subito, anche lei è andato lì subito, dai. Infatti dopo dice, non è che perché è una donna, non è per quello. Lui sapeva già che quando entrava dentro avrebbe fatto la fine più brutta della sua vita. Che poi è proprio scemo, no? Perché per dire, quando noi andavamo per dire a correre e avevamo delle ragazze che correvano più di noi, cioè noi cercavamo di starci dietro, ma alla fine non è che sentivo in quella competizione sua. Se uno è più forte così. Cioè, tipo Deborah l'istruttrice ci spaccava il culo. Ma sì, ma perché fisicamente se tu non sei allenato, per forza fa così. Bello. A me quello che dava fastidio è il fatto che lui fosse così preso dal fatto che ha perso da... Lo dici prima ti giustifichi, ma vaffanculo, cioè adesso... Ma è dall'inizio, da quando inizia l'esercizio che lo dice, eh? Perché non ce la fai, vedi come perché ha la paura sua di fare una figura di me. Sì, che per me. Ma non tanto con lei, con gli altri. In generale, è chiaro. Cioè, l'addominale non ce l'hai. Ma non l'addominale non ce l'hai. È arrivata. Anche lei però ci dà. Bella, per forza, scusa. Finite le sfide. Il signore, il comandante Daretti, ci insegna come fare una barella. La barella perfetta, dicono, ok? Che può servire in caso di qualche ferito. Si fa male. Certo. Se incentra Bologna, dice, ma facciamo una barella, voglio la porto a casa. Alla fine sono tutte cose importanti, come tutte le lezioni di Daretti. È fondamentale apprendere ogni piccolo tassello che ci ha spiegato. Ce la faccio. Ecco, come istruttrice, per dire, lei poteva fare l'istruttrice anche 30 anni fa, secondo me. Debola era molto, molto esigente. Arriviamoci un altro. Ma anche quell'altro, quello che era con voi, quel grosso, non quello con la barba, quell'altro. Rossi. Rossi era uno che poteva stare. Il colonnello è così, ne ho visti di molto, ma molto peggio. Ma molto, sì, proprio più cattivi. Lui era molto intransigente. Lui è molto esigente, ma ci sono. Ho conosciuto colonnelli veramente toschi. È difficile. It's difficult. It's difficult. Policlotta. Dov'è frattino? Prego. Ragazzi, l'infortunato della caserma. Ogni tanto zoppicava. Sì. E ogni tanto no. Ogni tanto si ricordava che avevamo la gamba. Giro. Raga, mi raccomando, non fatelo cadere. Ce la fai, baby? Ce la fai, baby? E niente, adesso abbiamo imparato come costruire una barella, chi più chi meno. Frattino si è fatto trasportare con la barella, che era infortunato. Ma come ha fatto farsi male? Non lo so come... Devi usare quello sotto! Ma cazzo, ma sei fulminatissimo. Fatto. Facciamo la tombola, io ho vinto qualcosa, ma poche roba. Lo spec. Poi arriva Cima. Che arriva il momento della tombola, qualcuno vince qualcosa, tipo io che ho vinto lo spec, ma il premio più importante lo quello vince quello più ambito da tutti, lo vince Cima d'Oro, che in pratica il premio era un foglietto dove c'era scritto che qualcuno aveva diritto a una chiamata di 2 minuti, e Cima d'Oro molto gentilmente decide di cedere questo premio a Paniccia, che diciamo era da molto 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 tempo che diceva che voleva chiamare il suo fidanzato. E andiamo a vedere
la chiamata. Ma i due minuti contano da quando lui risponde o da quando faccio il numero? Bella domanda questa. Due minuti. Anche col telefono, quello che ha loro, quello così, no? Che devi fare, cioè... Ci metti già 2 minuti. Ci metti già 2 minuti a fare il numero. L'unico telefono della caserma. 2 minuti. Fai la tua telefonata, dai. Ma io non ho il numero. Come non hai il numero? No. Vai. No, non ho il numero, veramente. Ecco, se no. Questo fosse successo sul serio, lui non aveva il numero. E io veramente dicevo, mi dispiace, vieni via. E poi è finito. Cioè, è finito. Se non ti ricordavi il numero. C'è la chiamata mensile. Sì. Ciao. Era capace che io aspettavo una licenza, per dire. Aspettavo la licenza una settimana e sapevi che dovevi uscire. Arrivava, non so, un appello e tu non eri vestito a fare... Dai, forza allora. È la possibilità l'hai avuta, dai. Ma non si può far così male una persona, però. Non è giusto. Adesso gli spacco l'ufficio. Se solo osava dire una cosa così un tempo. Sì, davo delle frustate. Hai lasciato forse tra i contatti in segreteria? Sì. Okay. Si chiama Pumba, però, eh. Pumba? Pumba. Che animale è? Ma chi è quello di Pumba? Chi è Pumba? Pumba è quello di Hakuna Matata. Il Re Leone, sì. Il Re Leone. Pumba. Pumba. Te l'ho detto, ci metti 2 minuti già a fare il numero. Tac, trac. Invece che una volta trovavi occupato, dici, porca cavola. E occupato. Mezza giornata lì a cercare il telefonato. Te se non risponde? No, lo ammazzo se non risponde. Pronto? Amore! Eila! Amore mio! Sentite com'è, è contento lui di sentire. No. Cioè, non ha cambiato tra le mani, cioè, pronto? Ha detto. Amore! Pronto? Eila! Zero! Amore, come stai? Abbiamo 2 minuti per parlare, dimmi come aspetta, stai. Aspetta. No, dimmi che... Amore, mi ami. Sto bene, no, sì. No, Marco, mi ami? Mi ami, sto bene. Ciao. Ho detto che mi manchi un sacco, che non vedo l'ora di abbracciarti. Emozionante. Belle doca. Veramente, ero lì, ho detto, cavolo. Vero amore. Domani ti voglio orare in ufficio per tornare uguale. Marco, ti stai divertendo? Ah, anch'io era perché mi hanno tanto. No. È una tua interpretazione, no. Ma veramente è simpatico come la, ma poi veramente come un gatto attaccato ai maroni. Non mi ami tanto? Sì, tantissimo. Ha già fatto la figura di merda. No. Stanno ancora insieme. Sì, ma per poco. No. Cioè, si vedono. Sono passati 2 minuti, dai. È una festa, proprio. I fuochi d'artificio. Si è creato questa specie di complicità con gli istruttori, no? Esatto, quello che poi vi spiegavo io è che alla fine noi, essendo in un contesto, un mese là, prima o poi ti affezioni anche agli istruttori, però non era così, li odiavi. No, cioè, alcuni venivano... Cioè, c'erano dei problemi, perché tu dovevi sempre, anche fino all'ultimo giorno, dovevi sempre avere questa non forma di... Non mai la guardia. No, ma mai. Ma una forma di rispetto incredibile, cioè... Istruttrice Deborah Top. All'inizio avevo detto che era un po' severa, pretendeva troppo, invece adesso vorrei che fosse sempre con me perché mi motiva in un modo assurdo. E niente, vabbè, poi c'è stato l'abbraccio, sai, alla fine l'ultima poi. Eravamo tutti contenti, secondo me anche gli istruttori, di non vederci più. Intanto finiscono gli abbracci, finisce un po' tutto. Ma è rimasta una questione in sospeso. Una questione in sospeso, che, quindi sinceramente andiamo a vederla. Posso dire che un po' mi ha stufato. E al ritorno in camerata c'è chi si dedica alla lotta. Io e Nico se ci picchiavamo. Strano, eh? Strano, piano, strano, non mi bussa. Ma ascolta, ma anche la mia tabaccaia ha detto, ma si bussano sempre così da una vita. E chi ha le imitazioni? Oh, ragazzi, chiamate i cubi, che passa gli istruttori. È simpaticone. Stava prendendo un tiro, stava facendo. Ma rivedere le foto della lunga... Vabbè, ma strano dentro, eh. Anche Frattino non avrebbe piesi di legno. Frattino un quarto d'ora. Non lo faceva il militare. Non lo faceva, no. Andava in infermeria sempre, marcava visita, gran botte. Dobbiamo andare d'accordo un'altra volta. Ma le mura della caserma non sono così spesse e a William La Presa sembra che fischino le orecchie. Mamma mia, come sto? Buongiorno. Vuoi
Stiamo parlando di cose di femmine, stiamo parlando di cose da femmine. Volevo fare una cosa di nascosto, che il comandante non lo sa. Senza urlare, senza fare casino, io lo spaccio ve lo apro. Però ragazzi... A proposito, c'era lo spaccio? C'era un bello spaccio. C'era. Io quando ho visto questa scena qua pensavo che vi tirassero un pacco o qualcosa. Non animali, perché dopo 2 secondi vi rifaccio tornare su. E non cambio idea, mi conoscete come sono. Quindi non sfidatemi. Io qua, quando è venuto, vero, Sì, quando è venuto a dirci, quando l'hai venuto a dirci queste cose, io dicevo, minchia, non c'è la birra, però vabbè, fa lo stesso, ci divertiremo. Però non ce l'aspettavamo proprio, capito? Non pensavamo mai. Oh, ragazzi, non mi faccio entrare? Permesso. No! Voi siete rimasti? Sembra che siete entrati a volo. Non è mica se andate al cocorico, cioè siete rimasti un'ora di merda. Poi vedendo scherzando eravamo gli unici in Italia dentro una discoteca. È vero. Sembra strano, pensare alla... Ma siamo più una balera che una discoteca. Ci mancava il caso. In quel momento sì. No, lo spaccio è... cioè non è più lo spaccio, è una discoteca. Sta valutando se regge il palco. Era lui quello di Zana Bianca che diceva solo... No! Ma che figata! Qua a questo 10 minuti 10 secondi di meditazione non ce l'aspetta, cioè chi minchia potevi immaginare che veniva a cantare Lettera al Bosco, cioè proprio neanche tanta roba. Ti immagini una caserma si viene Lettera al Bosco? Sì, ciao. Cioè follia pura, ma chi se l'aspettava? E Johnny si è svegliato qua, è risuscitato. È stata la prima volta dopo 5 puntate che rideva. Cioè, è iniziato a ridere alla fine e poi basta. È proprio Elettra, proprio una figa. Assolutamente una figa pazzesca. Inviate questo video a Elettra Lamborghini. C'avevo i neuroni che facevano pam pam pam. Cioè, proprio. Era preso. Tu guardi gli occhi, poi vabbè, guardi sotto. C'ha due tette che fanno paura. Ma perché deve essere falso? Hai lanciato anche gli occhi. Però la prima cosa che guardi sono gli occhi. Beh, insomma. Lì ci sono il vero. Una di noi e resta una di noi. Con tutte una di noi che. Cioè, l'unico che doveva star zitto. Una di noi e una di noi. Ma tanto riesci? Assolutamente no. Continua. Non è che sono proprio il fan numero uno di Elettra Lamborghini, però un aperitivo con lei me lo farei. Ma c'è uno squadro assassino, chissà perché, come noi con l'Elettra sì. Sta con il DJ più famoso del mondo, ma penso che per Rizzolo non lasci. La cosa più bella che io abbia mai visto da quando ho messo piede qua dentro è Omar, che twerka con Elettra. Servono lezioni, mi sa. No, servono delle lezioni. No, vai giù. Che momento altissimo di televisione questo. Il momento più alto. Anche in questo momento mi stavo in di brividi. Pelle d'oca. La festa continua, continuiamo tutti a bere e ubriacarci, perché comunque all'ultima notte... bisogna ubriacarsi l'ultima notte. Come se l'altra sera non avessi fatto niente. Essendo l'ultima sera, continua la festa dopo Elettra, quindi beviamo. Gente che beveva, gente che usciva, gente che entrava. Ma c'è una questione sospeso, c'è una questione sospeso. William ed Elena. Che palle. Andiamo a vedere. Grazie. ho fatto così. Alla fine io ed Elena ci siamo baciati. Ma vaffanculo! Io ricordo che quando è stato il tempo delle mele sono andato a pisciare. Continua la festa, comunque per la questione di Elena non stiamo insieme, non siamo fidanzati, anzi si sta sentendo con un'altra persona. Ma che? Ma perché è mio padre? Chiedimi se mi interessa. Oh. No vabbè,
Ti interessa? Guardate i brividi, fratello. Ti interessa? Abbastanza. E quindi niente, no, l'abbiamo detto, ci siamo voluti bene, è stato bello quello che è stato e basta. È finita qua. No, è già finita. No. Bastardi. Che tristezza. Che peccato. Io ero convinto che andava avanti. Perché io volevo dire se è andato in Argentina. E poi non devi chiamarmi fratello, devi chiamarmi bro. Ed è finita, sta finendo e c'ho gli abbracci, i pianti. Sono molto figata, con la neve, tutti in divisa, no, questo è stato... con David Bowie in sottofondo. Veramente, no, questo qua è venuto veramente bene. Penso che questo percorso mi abbia cambiato la vita. E un pezzo di me è rimasto qua e rimarrà per sempre qua. Non ce l'ha. E spero che la gente capisca che in un posto del genere, in un ambiente del genere, veramente si possa cambiare. E niente, si conclude qua il video, la nostra ultima reazione alla caserma. Per noi è stata un'esperienza molto bella, indimenticabile. Come ha detto Badinelli, siamo entrati sconosciuti e ne siamo usciti tutti fratelli. Arriveranno altre cose nuove su YouTube che stiamo elaborando. Seguiteci su Instagram se volete restare aggiornati. Vi lasciamo qua i nostri tag qua sotto, non so dove. I nostri tag. E tra poco arriveranno progetti su YouTube di cui ci stiamo già occupando, già lavorando. E sarà un progetto bomba, quindi iscrivetevi. E non guardate solo il video, iscrivetevi. Ah, grazie a mio zio e a mio padre. Grazie a voi. Grazie a tutti.